Sportivi, amici fantallenatori, buongiorno, bentrovati dal vostro veterano del fantacalcio e dunque, come promesso, video top 11 scommesse per la giornata numero 25. Partiamo con la porta con Cragno, in ottima forma. Come evidenziato nel video analisi uscito nei giorni scorsi contro l'Empoli, che produce tanto, è proprio una scommessa, ma potrebbe far bene, tornargli utile nel modificatore. In difesa, Conti, da quando è andato alla Samp, sembra allenato, ha subito due gol, grande voglia di riscatto, fisicamente sta bene. Sulla fascia opposta manca Teo, ma c'è comunque Leao, chissà che non abbia voglia di riscatto contro la squadra che l'ha appena scaricato. In difesa Ampadu, Torino-Venezia, non una partita semplice, ma il gallese può fare sicuramente molto bene, può far bene, come detto, anche Bellanova in Empoli-Cagliari. Ha chiuso settimana scorsa con un bel 8 in pagella. A centrocampo Slani, forte prospetto dell'Empoli, che con la partenza di Ricci pare che Andreazzoli si voglia affidare a lui, viste anche le ottime parole che gli ha riservato nel post partita, durante l'ultima giornata può sorprendere su di lui un video di analisi già fatto in precedenza nei mesi scorsi. Amiri, Genoa Salernitana, può essere l'ora del tedesco, lo speriamo bene, l'uomo copertina è Traoré. Sassuolo Roma, dopo il gol alla Juventus, può anche andare in gol contro la Roma, e Ilic in Verona Udinese, finalmente aspettiamo un bonus dal forte giocatore del Verona. In attacco De Frey, l'occasione da titolare, causa assenza di Raspadori e Scamacca, più classico che non la metta dentro come nel più classico dei gol dell'ex, staremo a vedere in attacco. Chiudiamo con Zame nel Venezia, vista la situazione traballante in casa Venezia, lo scarso stato di forma di Henry e Okere, che potrebbe candidarsi per una maglia da titolare e portare bonus, anche se la difesa del Toro è molto molto solida, come ben sappiamo. Chiudiamo con la scommessina Yeboah, anche lui in Genoa Salernitana, la seconda punta, può fare, secondo me, una buona partita. A presto da Veterano, buona giornata a tutti, buon fantacalcio a tutti e usate l'app di Magic Goal per qualsiasi necessità. Ciao ragazzi!